Buonasera, dopo il nostro il tradizionale quadro medico, do il benvenuto a nome dell'amministrazione comunale a tutti voi, all'interno di Casa Carazzini, momento d'arte moderna e contemporanea della città. E, per noi insomma è importante sempre riuscire a tradurre e a praticare diciamo, la nostra finalità istituzionale, il museo che si occupa quindi di conservazione, di valorizzazione e di ricerca, sempre, soprattutto quando si parla di arte contemporanea, come dire, mostrando un profilo di apertura, di curiosità rispetto anche alle sfide diciamo, più profonde che diciamo, la nostra contemporaneità vive. E per fare questo riteniamo indispensabile sviluppare un museo non soltanto della città di Udine, ma come un museo che evidentemente guarda ad un territorio molto più vasto, delle relazioni, dei rapporti consolidati con quei soggetti che producono, creano cultura nella nostra regione. Da ormai 4-5 anni, se non sbaglio, che c'è questa collaborazione con la residenza artistica Brave, promossa da Tiziana Isabella Persa, che ringrazio. L'anno scorso anche c'è stato un bel momento con Galindo, che poi tra l'altro ha avuto recentemente anche una bella affermazione al Museo Maxi di Roma. E dicevo, questo sono un po' di anni prima c'era il Rammudo. Quest'anno abbiamo, saluto e ringrazio l'artista Diego Perrone, che dialogherà con il filosofo Leonardo Caffo e con la storica dell'arte Valentina Songioni. Dicevo quindi, per noi è fondamentale sviluppare dei rapporti di questi, con i soggetti come Reide, e allo stesso tempo riuscire costituire diciamo, una serie di approfondimento anche per autori di comprovata diciamo, bravura a livello nazionale e internazionale, come appunto questa sera con Diego Perrone. Tra l'altro la residenza tratta un tema direi molto significativo e importante, il rapporto tra le alterità, l'alterità diciamo, umana insieme all'alterità animale, che è proprio di questa terra, secondo la famosa frase di Pierpaolo Pasolini. Quindi io ringrazio, ovviamente ringrazio Vania Grassi, la conservatrice di Casa Carazzini, che è sempre diciamo, curiosa e attenta rispetto a queste, come dire, a questo profilo, a curare questo profilo del museo, e ringrazio il consigliere regionale Martini, nonché presidente della quinta commissione, che diciamo da consigliere regionale e da amministratore di Udine è sempre attento alle vicende culturali della città. Buona serata e buona parola adesso a Isabella Press. Poi volevo raccontarvi un po' brevemente quello che succederà nei prossimi giorni.
Il prelievo domani arriverà ai giovani artisti, molti dei quali sono qua in sala. Alcuni giovani artisti che sono stati selezionati dai curatori Daniele Carlo e Giuliana Carli, che fanno parte di Leiva, e che domani trascorreranno la giornata del dialogo con Diego. E gli artisti sono Gabriele Delpin, Desiree De Monte, Michele Tagliadori, Cristian Sturi, Salvo Lombardo, Virginia Zanetti e Elena Mazzi. E il giorno dopo, sabato, ci sarà la notte del dialogo. La notte del dialogo è una tavola rotonda in cui verranno affrontati attraverso lo sguardo dell'arte i parallelismi tra sessismo, specismo e razzismo. E spero di vedervi in questo incontro che andrà avanti ad oltranza fino all'esaurimento delle forze di ciascuno. E poi il 13 luglio al Parco Patrimonio delle Arti Contemporanee di Milano presenteremo quello che è stato fatto qua a Reggio Friuli durante queste giornate. E dunque Leiva è in collaborazione, un progetto che è nato e portato avanti in collaborazione con alcune istituzioni che sono la Music Foundation, Trieste Contemporanea, HOPE, poi l'Organizzazione Internazionale di Protezione Animali, Galline in Favola e Tutto Sette Arteri. Il main partner Vulcano, comunità di produzione contemporanea, come dicevo prima, con il supporto preziosissimo della regione. Adesso do la parola a mia sorella che vi racconterà un po' qual è invece il rapporto con gli animali della rete. Sono benissima per lasciare poi spazio a Diego Valentino e Leonardo. Comunque vi volevo semplicemente dire che appunto la particolarità è che Reiva si svolge in un luogo dove vivono animali salvati dal macello. E quest'anno per Reiva sono stati salvati Vincent, un asinello di meno di un anno, e Pedro, che è un capretto, anche lui a meno di un anno. E Diego era con noi quando sono arrivati col camion del macellaio. E poi niente, vorrei nel mentre giusto una cosa che può essere interessante come chiave di lettura per iniziare questo dialogo, ed è che Valentina e Leonardo hanno scritto un libro che si chiama Un'arte per l'altro. È il primo testo che affronta la questione del rapporto tra filosofia, arti visive e animalità. Quindi proprio per questo riteniamo sia straordinariamente interessante la loro presenza qui con Diego Perrone, che peraltro è uno degli artisti dei quali si parla all'interno del testo. E quindi adesso niente, buon incontro. Grazie. Chiaro. Allora, grazie a tutti, buonasera, benvenuti. Questa sera appunto abbiamo l'incarico da Tiziana di aprire la parte diciamo, pubblica di questa residenza di Diego Perrone, che appunto è stato presentato ampiamente da Tiziana. Abbiamo pensato a un dialogo un po' voce, di improvvisare, perché in realtà io e Leonardo ci conosciamo molto bene, con Diego ci siamo incontrati alcune volte, ma non abbiamo mai avuto l'occasione di dialogare. Il nostro rapporto è nato in occasione del fatto che io e Leonardo abbiamo deciso di parlare in questo libro che abbiamo scritto di una sua opera del 2005 per il Cinema Torino Muore un cane vecchio, che è, di cui parleremo poi più in avanti, e che ha creato questo strano rapporto di mail in cui noi chiedevamo a Diego il permesso di riprodurre la sua opera. E lui, senza molti problemi, ci accoglieva sempre questa richiesta, visto che il libro appunto poi è stato tradotto sia in inglese che in francese. E, dunque, questa sera io vi farò vedere alcune immagini del lavoro di Diego. Ho selezionato scientemente soltanto le immagini che hanno a che fare con il discorso dell'animalità, per cui non troverete delle opere molto importanti di Diego, nel caso qualcuno appunto conosca profondamente la sua opera, non chiedete perché non c'è la visione della campana, non ci sono altre opere molto importanti, perché vogliamo proprio concentrarci su questo discorso del rapporto di Diego con l'animalità, che non è un rapporto che nasce qui a lei, ma è un rapporto che diciamo, sembra da alcune tue opere che abbia tessuto negli anni. E in particolare ho pensato di iniziare da quest'opera, che è un'opera diciamo, di parecchi anni fa,
facciamo un calcolo, nel 1994 sono anni addietro. Esatto, la Baby K adesso è tornata in auge, ma in quel momento era le prime tette, diciamo così. E quest'opera è stata definita da Luca Cerizza, che è stato molto bello sul suo lavoro, ritratto dell'artista da cucciolo. E scrive anche, ho preso una frase da questo passo molto, molto interessante, che dice: il gesto di mettersi una gallina sulla testa, al di là delle chiare allusioni a quella sorta di religione pagana e contadina che il Ferrone abbraccia da sempre, rimanda alla volontà di proclamare la propria eccellenza, almeno la propria diversità. Allora, visto che lui usa questa parola diversità, volevo chiederti per cominciare, per te gli animali sono un po' una strana lente da cui osservare la diversità, oppure li usi più come dei simboli, come delle metafore nel tuo lavoro? Allora, direi, prima di tutto, questo è veramente forse uno dei miei primi lavori, almeno dal momento in cui ho smesso di andare all'Accademia, cioè forse era ancora all'Accademia addirittura, e poi lentamente arrivo alla domanda, ma era, si trattava per me proprio di una situazione di quasi di doppio, no? Nel senso, cioè per me era il pensiero di una gallina, non proprio l'immagine di avere una gallina sulla testa, e c'era proprio l'idea psicologica di mettere le cose in relazione. Questa era proprio la mia partenza, e perché immaginavo negli occhi di quell'animale lì in effetti un mondo che era un altro, che non conoscevo, che mi dava virtualmente delle possibilità, mi apriva delle porte, mi faceva entrare in una dimensione che io sinceramente non mi sono mai soffermato a cercare di capire, ma perché mi piaceva proprio sprofondare in questa dimensione, diciamo, in quel momento lì, un po' lirica, perché sono passati molti anni, sono passati forse anche di più, per cui il mio modo di pensare adesso è cambiato totalmente, forse è un pochino più culturalizzato, probabilmente era più libero, e quindi mi piaceva anche fermarmi a questa dimensione di apertura semplice, no? E allora ho immaginato semplicemente, se tutte e due guardano nello stesso punto e io mi faccio fotografare in questa, si può mettere in relazione la mia faccia, che per me non è la faccia, è la testa proprio, cioè i due pensieri più o meno. Non è proprio interessante capire che cosa uno sta pensando, ma la sensazione del pensiero messa in relazione con un'altra sensazione di un pensiero che è per me, in quel periodo lì, piuttosto marziano, insomma. Non so se ho risposto. A proposito dello sguardo, credo che appunto questo è uno dei temi che più legano il discorso sull'umanità che più ci fanno comprendere quale sia il rapporto veramente tra l'umano e l'animale, no? Che la cosa che noi condividiamo con gli animali è proprio questo sguardo, cioè non li guardiamo, non ci guardano, però appunto in questo spazio c'è come un abisso di, appunto, di non comprensione, no? E questo è un aspetto che secondo me viene fuori dal lavoro, forse Leonardo è interessante, perché appunto anche fare anche con alcune questioni filosofiche molto, molto importanti nel Novecento, non solo. Ecco, sì, la mia scaletta dice le due ovvie, io già mi ero perso. E se mi lasci libero parto con lo sguardo, non ho l'illusione da una parte. E io ho dovuto studiare parecchio, perché sono profondamente ignorante, e allora io ho scoperto, dico Ferrone, come volete, e quando Valentina stava appunto scrivendo il libro, mi ha detto: ma devi vedere assolutamente, quindi ringrazio da tanto. Valentina, devi assolutamente vedere il lavoro di questo artista, e poi più avanti lo diremo quando credo che avremo vedere addirittura video integrale, no? Di vicino a Torino muore un cane vecchio, e io ho avuto la percezione di che cosa un filosofo che non ha un interesse, boh, facciamo finta che io lo sia adesso, cioè non ci addentriamo troppo, ma che cosa un teorico, nel senso del termine, può andare a guardare del lavoro di un artista nel momento in cui non ha una necessità strumentale del lavoro di quell'artista. Cioè la maggior parte della filosofia dell'arte oggi si sviluppa in modo assolutamente strumentale. Cioè uno prende l'arte contemporanea e lo utilizza per cercare di dire l'arte è morta, non è morta, che cos'è l'arte, possiamo ancora definire che cos'è arte, no? Perché Duchamp ha fatto quello che ha fatto, la dematerializzazione dell'oggetto, insomma tutta una serie di questioni che secondo me restano molto strumentali rispetto a quello che invece possiamo guardare.
Mentre guardando il tuo lavoro, io ho visto almeno la possibilità, ci sarà una quantità di sovrainterpretazioni rispetto a quello che tu fai, probabilmente che mi hanno portato fuori strada, la possibilità di esemplificare tutta una serie di intuizioni che certi filosofi hanno avuto, ma che poi restano delle immagini mentali, mentre grazie a te al tuo lavoro possono diventare delle immagini visive. Allora, nel lavoro con le due opere, mi sembra di aver capito, ho anche letto delle interviste in cui te ne parli, quindi sono avvantaggiato, che una delle cose che tu cerchi di fare è quella della distruzione dello stereotipo. Cioè, noi pensiamo all'oca, ora il cervello è quello di Berlino di solito, ma non pensiamo proprio all'oca come qualcosa di estremamente intelligente, pensiamo che siano degli animali chiusi con lo stereotipo, quello che mettiamo, oca anche in quanto oca, con tutte le oche sono uguali a se stesse. Già qua il fatto che siano due, secondo me, è particolarmente significativo, ma poi mi dirai se mi sbaglio, e tu a un certo punto dici in una delle interviste che rilasci che sei interessato anche al funzionamento del cervello, in questo modo. E la domanda che ti vorrei fare è in che modo un artista come te può cercare di andare oltre lo stereotipo che noi abbiamo nei confronti di certi percorsi di animali come l'oca e che funzione aveva per te in questo tuo lavoro? Sì, come ti dicevo prima, sono interessato appunto alla psicologia, ma proprio non so se più in maniera pratica al funzionamento del cervello, ma sicuramente alla tensione che si crea in questo caso, come parlavi prima, con lo sguardo, ma anche in questo caso che si crea, anche questo è un lavoro che avrà più o meno 20 anni, perché è stato fatto più o meno nello stesso periodo. Intanto forse lo devo raccontare, è un video nel quale che è nato un po' per caso, perché in quel periodo stavo facendo video di animali, stavo provando un po', buttavo via un sacco di cose, eccetera, eccetera. A un certo punto ho lasciato la telecamera accesa un po' accidentalmente in casa, sopra la televisione, e queste due oche io le avevo portate per in casa semplicemente per fare degli scatti, si sono trovate in una condizione completamente anche loro, come per me guardare loro, anche loro sono trovate in una situazione completamente decontestualizzata, schiazzata, perché cioè, non potevano raspare per terra, non c'era il setto da ore, qui per da mangiare, non avevano cibo, non avevano niente. E io sono uscito un attimo, sono tornato, più o meno ci ho messo un quarto d'ora, e stranamente loro davanti alla telecamera si sono addormentate, che è una dimensione molto, cioè anche lì non è solo interessante, ma è proprio la condizione che si crea di reciprocità che è interessante, che io non conosco, ma è bello quando, praticamente forse per rispondere in questo momento qua alla tua domanda, è proprio bello quando si crea questa metafora e si rende evidente, non si spiega, semplicemente si manifesta qualcosa, una tensione, per cui io non so che cosa è successo, ma ne sono stato estremamente attratto. Fatto sta che loro a un certo punto si sono addormentate, ma prima di addormentarsi si sono comportate stranamente come degli amanti, perché si toccavano col becco e assumevano delle pose completamente simmetriche, cioè sembravano da un simbolo araldico a appunto due amanti che un po' si accoccolavano, ma non erano, cioè c'era molto spazio per loro, il campo della telecamera era stretto, però tutto questo spazio sono rimaste lì a guardare probabilmente stranamente l'obiettivo, non so se si sono visti in televisione oppure no, questo non si sa, però si è creato qualche cosa di magico e a me è bastata così, insomma. Perché era qualcosa che se anche lo fai vedere a un bambino dice ma com'è possibile una cosa del genere, anche mia mamma era sorpresa, dice ma come fanno così le oche? Nessuno lo sapeva, probabilmente se lo rifaccio non succede più, non lo so, però sicuramente si è manifestato un comportamento totalmente alieno. In quel periodo lì, devo dire, quando l'ho visto ho anche molto pensato, come per rispondere all'altra parte della domanda, forse sull'idea di alterità, ho pensato di umanizzare, cioè pensavo di umanizzare il più possibile questo video e quindi immaginavo, non so se è un lavoro che conoscete, ma come si chiama il lavoro di Dominici, quello dove c'è un molto famoso, dove c'è un mongoloide sulla sedia che è stato esposto alla Biennale di Venezia. Sì, un titolo molto, comunque molto famoso, e c'era semplicemente questa persona in carne e ossa che fissava il pubblico e non c'era niente, ma probabilmente manifestava se stesso. Non so se con un'alterità o una diversità, ma comunque si creava una tensione perché si vedeva chiaramente un immaginario che non ti apparteneva e che non era immediato, insomma. Io questo lo trovo molto affascinante in quel periodo.
se quello sta letto. Questo è a favore del pubblico che deve avere il sacco di conoscere il lavoro di Diego, perché voglio essere troppo rigida. In realtà questo percorso delle immagini, all'inizio ha tante immagini vecchie, pure da questo si capisce appunto che evidentemente trovi una familiarità proprio con questo tema e forse era nelle tue corde e anche se è cresciuto in un posto in cui sei stato molto a contatto con gli animali, perché tu vieni dalla provincia di Asti e vieni da un territorio abbastanza ancora rurale e pertanto appunto si intuisce proprio che questi animali non è che siano andati a recuperarli chissà dove, ma sono proprio animali che magari erano solo in una campagna dove sei non tanto li recuperavi ok, questo video magari poi ci vorrei tutto nel dettaglio, ma si vede la tipica, in questa inquadratura si vede tutta la tipica casa della provincia italiana dove ci sono tutti un po'. Sono di nonno, sì. Ok. Che sonnecchiano e guardano si sa che cosa, guardano qualcosa fuori nel campo e poi improvvisamente passano queste due tartarughe. Come ti è venuta l'idea e qual è l'associazione tra questi due, tra i due nonni e queste due tartarughe? Ma in questo caso sì, siamo un passettino più avanti rispetto, cioè quando sarà passato un anno o due rispetto ai video di prima e quello che mi piaceva, vabbè sì, intanto io sono nato e cresciuto in campagna per cui ho familiarità col territorio e con la città, per cui infatti come diceva Stefano Arienti una volta mi disse ma io non ho bisogno di uscire dal weekend, perché anche lui nato e cresciuto in campagna dice io sto benissimo in città nel weekend, per cui è molto interessante il rapporto con quelle persone che hanno avuto un'altra, cioè un'infanzia in campagna, così hanno una dimensione, una vitalità, cioè una vitalità, un vissuto della città leggermente diverso, insomma da uno che è nato e cresciuto in città, che magari sogna il weekend, la campagna verde, eccetera, eccetera. Devo dire che invece chi c'è stato parecchio non è che ne ha un particolare bisogno di vedere gli alberi verdi, cioè perché ce l'hai già quasi, ti viene quasi naturale, no? Nel senso, vabbè, comunque a parte questo. Si trattava di rimettere, cioè a me pensando in questo momento qua creare era anche un periodo, come dire, per cui i primi anni 90 era un periodo in cui era un modo molto consueto di girare questo, cioè i video dell'artista erano spesso fatti a camera fissa, soprattutto in Italia, e per cui io mi sono in questo caso molto adeguato a questo, cioè il mio problema in quel periodo lì non era linguistico ma di mettere carne sul fuoco, per cui contenuti, per cui mi sono completamente dimenticato del mezzo. Per me la camera fissa andava bene così, in questo caso dovevo occuparmi piuttosto di cosa succedeva all'interno dell'inquadratura. Devo dire che questo è stato anche molto utile per adesso, perché nei lavori che sono venuti dopo in un certo senso è stato piuttosto istruttivo, perché è stato un po' come quando fai le scuole d'arte e ti fanno fare la modella, no? E ci sono quelli che comunque hanno fatto il liceo scientifico, hanno fatto un sacco di altre scuole, sono quasi tutti artisti bravissimi, però magari non sanno disegnare, non hanno quella percezione della realtà filtrata dalla mano, no? Probabilmente, che io invece facendo le scuole tradizionali avevo. E lavorare col video a camera fissa è stato molto importante, perché non hai montaggio, e per cui devi sviluppare una capacità plastica proprio del racconto, cioè quello che succede all'interno dell'inquadratura deve tenere la scena e non può, deve essere forte, quindi deve essere qualcosa che in qualche modo ipnotizza qualcuno e riesce a tenerlo concentrato nella visione. Per cui questo è un esercizio pazzesco, se voi pensate, quando ho fatto questo esempio in effetti è piuttosto calzante. Molti dei video di Mario sono a camera fissa, per cui riesce ad avere una mimica e a fare qualcosa di... Una volta si toglie per esempio le montagne senza togliersi i pantaloni, quelle scene lì sono tutte a camera fissa, per cui succede qualcosa nella meccanica e nella mimica di sufficiente a tenerti incollato lo schermo. Questo è, secondo me è molto interessante, senza che qualcuno ti fa boot, no? Cioè senza l'oro, senza la scena che vuole il montaggio veloce, eccetera, eccetera.
questo caso si trattava di rimettere in scena una metafora. La metafora era quella della periferia, per cui ho immaginato, uno dei primi, mi piaceva molto ovviamente Bruno Erb, come tutti quelli che si formano, sono le prime visioni di film, le prime letture, per cui questa idea surreale, la camera fissa, per me era il nocciolo della questione in quel momento lì. E per cui ho pensato anzianità tartaruga, lentezza, qualcosa che succede, e in effetti mentre loro, devo dire, cioè, la tattica è stata, loro sono stati lì seduti sulla sedia, penso più o meno 3-4 ore. E infatti mio nonno aveva una mosca sulla faccia e non si è, ma però stava dormendo ormai come certe buche proprio, no? Gli giravano e non succedeva niente. Mio nonno invece è posto un po' nervoso, stava lì, non sopportava più ovviamente di star seduta. Per cui ho preso un momento di sfinimento praticamente. Esatto. E a un certo punto passavano la tartaruga, c'eravamo nascosti fuori campo, e la tartaruga è uno strano animale per cui noi lo prendevamo e continuava a camminare nell'aria, e girava nella direzione opposta, continuava nella direzione opposta. È stato molto facile, sembrava come dare la corda a un animale in carico. Sì. E abbiamo creato questa scena dove tre tartarughe passano, alcune si fermano, alcune passano, e quindi abbiamo creato questo momento di lentezza che però a me non interessava tanto come temporalità, il tempo che passa, la lentezza della campagna, ma mi interessava proprio immaginare la periferia in quel momento lì come una pietra immobile. No? Cioè come qualcosa che non si può rinnovare e che rimane, come dire, nella sua fissità, nella sua... E quindi mi interessava con degli elementi, come dire, diversi tra loro, tipo la tartaruga e i due piedi, creare questa metafora, diciamo, creare questa metafora che comunque è un'altra, e il video, come ho detto, dopo 2 ore di cose, ma in realtà lui dura 3 minuti. Perché in fondo può anche andare in loop, quello dei 2 o 3 minuti lì, cioè guardi, non succede granché, il messaggio ti arriva, e per me era più sufficiente. Sono anche un po' io però su lavoro, diciamo così, che metto insieme qui la vecchiaia, il corpo, anche quello di prima, ti vorrei portare un po' al tema della temporalità. Ora, capisco il motivo per cui tu dici non mi interessava il tempo che scorre e via dicendo, però almeno per me, ora non so che cosa provi chi vede questi lavori per la prima volta, chi li conosce bene, la relazione che hai in umanità è una relazione fondamentale, ma davvero fondamentale, nella misura in cui lo spazio temporale che sì, io ogni tanto metto il piede sull'acceleratore, per limite torniamo indietro, e il rapporto che si instaura temporalità all'interno dell'animalità è quello di qui e ora, che è un rapporto che gli esseri umani, soprattutto gli esseri umani iper socializzati e non parliamo poi di quelli iper digitalizzati, hanno perso completamente. Cioè l'idea che uno possa vivere il tempo presente, essere completamente presente in questo tempo presente, in questo qui e ora, senza essere schiacciato dalle ricordi del passato in una pianificazione del futuro. L'animalità per noi ha un po', per noi intendo dire, diciamo, per i teorici dà un po' questa funzione, la funzione di un movimento che però è un movimento eternamente presente, è qui, e mettere insieme l'anziano con il fossile, con le corna, che mettiamola così, piuttosto che appunto lì la tartaruga che scorre davanti, la tartaruga che secondo me è forse uno degli emblemi più essenziali di questo qui e ora, per me ha la funzione di riuscire a rappresentare attraverso la visione un qualcosa che in realtà attraverso la teoria è molto complesso da capire. Sempre in una delle tue interviste che ho letto, tu a un certo punto dici che questa pianificazione quasi biologica del tempo che interviene nella vecchiaia ti interessava moltissimo. E la pianificazione temporale biologica, cioè il ritorno al tempo come tempo biologico, come tempo del bios, come tempo del corpo, è secondo me esattamente ciò che si cerca nella misura in cui si teorizza l'animalità, non tanto gli animali, né non tanto gli animali in quanto animali individui, ma proprio l'animalità con quel genere di proprietà, che in realtà non è una proprietà che si può avere o non avere, come noi spesso pensiamo, ma è la proprietà necessaria della vita umana.
cioè l'unica cosa che noi siamo sicuramente è il mali, tutto il resto che possiamo discutere, ma su questo non c'è dubbio, è esattamente la vecchiaia, quel momento in cui si riacquista la consapevolezza di essere inseriti dentro questa temporalità qui, il qui e ora ti schiaccia, ti riacquista in questo modo. Sovrainterpretazioni a parte, che cosa lei dice? Suggestivo rispetto a quello che io sto dicendo adesso del tuo lavoro e quanto viene visto di tutto ciò. Ma mi interessa molto quello che dici. Io francamente avevo ragionato più con il braccio che con questa. Non è totalmente una sola interpretazione, è molto interessante. A me interessava, cioè alle volte per un artista visivo è più interessante l'efficacia visiva. E per me, per cui questa qua, per me un anziano in quel momento lì non era un simbolo, era una maschera, cioè era una parola, era qualcosa che mi portava in quella situazione che mi interessava, che magari immediatamente non era iper precisa, ma era e c'era la relazione, diciamo, con l'altro oggetto, in questo caso le corna, quindi in quella situazione lì si creava un'immagine. Purtroppo molte volte per un artista è un limite questo, nel senso che non riesce, ma fortunatamente ci sono appunto chi riesce a costruire sopra, cioè nel senso un artista anche visivo è bravo secondo me quando, come si diceva in accademia, quando riesce a creare delle cose che anche a seconda dei tempi rimangono in qualche modo, non dico proprio sempre dei cardini, ma che fa ancora piacere, cioè c'è una freschezza e voglia di parlarne ancora, no? Per cui il fatto che tu costruisca questa cosa su questo adesso per me è un grande onore ed è una grande possibilità, però francamente per me era, cioè per me quelle gomme che sono sullo sfondo adesso, quelle immagini lì, sono tanto presenti quanto le corna, quanto quella persona lì, che per me era più interessante che fosse spettinata che non vecchia, naturalmente se non era vecchia. E c'è anche un'altra, cioè per me questi sono lavori anche piuttosto datati, nel senso che purtroppo partono da un'idea, no? Da un'idea molto precisa. Io pensavo prima, in questo caso sì, forse c'è molto quella interpretazione, cioè nel senso che io penso a tre cose o due, le metto assieme e so che con quello posso creare qualcosa che in qualche modo sviluppa una metafora, qualcosa che io non ho chiaramente il controllo, ma che capisco che è efficace visivamente ovviamente, ma anche che non so, che porta a un pensiero, no? Che naturalmente non sarò io a spiegare o a svelare, adesso per esempio lavoro completamente diverso, adesso invece non parto da un'idea, parto da un desiderio di fare delle cose e un processo, probabilmente l'idea, se uno ha un'idea, che ne so, poi dopo basta realizzarla, poi ci sono tantissime varianti, non so, tantissime situazioni di sfumature che magari non si vedono per mettere dal punto di vista. Invece adesso io parto da una cosa che poi alla fine probabilmente sarà un'altra, no? Per cui è un modo anche proprio diverso di. Per me questo considerava molto accademico come modo, cioè come dire avere un'idea e poi realizzarla. Invece è più interessante in questo momento qua per me lavorare, no? Nel senso mettermi in una situazione di produzione per cui io a un certo punto scelgo delle cose che ho già fatto, non smetto mai di farle, no? Sono in costante lavoro, come fa un pittore, uno scrittore, come fa un pensatore, come fa. Io lavoro sempre, invece prima passavo giornate ad andare avanti e indietro a capire che cosa avrei potuto fare per quella determinata situazione. Ecco, adesso sto veramente uscendo un po' di tempo, però la processualità in questo senso, dal mio punto di vista, è più interessante che non la temporalità, no? Cioè, anche se sono molto. Cioè... No, veramente breve questa, tipo ricordo al generale la possibilità di condurre il conto. A un certo punto io ho letto che tu hai dichiarato di lavorare in una posizione animale. Cito te. Qual è la posizione animale? Quella di prima o quella di adesso? Non mi ricordo, ma secondo me è quella di adesso. Cioè, okay. Mentre prima mi interessavano gli animali, adesso sono animale proprio. No, veramente. No, perché mi penso un po' di meno. Nel senso
che sono più pratico, agisco più a diretto contatto con le cose che devo fare immediatamente. Quando hai poco tempo e devi prendere una decisione o fare una scelta, sei più animale che non pensando molto a come un animale può essere in quella situazione, oppure a studiarlo, no? Penso. Senti, la scatola dei ricordi sta quasi per finire, immagino che abbiamo messo un po' in difficoltà a tirare fuori questi vecchi lavori, ma come è? Sicuramente è stato chiamato a lavorare in questo tema dell'animalità, nel stesso caso che poteva essere, insomma, non sapendo cosa presenterai, poteva essere una ricognizione interessante. Questo non ha un canale, ovviamente, come avrete intuito dalla tecnologia, che ormai sembra appunto molto datata rispetto a quello che è diventata l'animazione digitale adesso, ma è anche bello perché vedere questo tipo di tecnologia low tech, diciamo, definiamola così, perché la tecnologia ha sempre avuto un ruolo molto importante nel tuo lavoro, cioè tu hai sempre pensato il processo del fare insieme al modo del fare, quasi quasi non mi volta sei riuscito a sviluppare una tecnologia che supportasse un po' insieme, anche se era nuova, magari tagliando e cucendo, oppure inventandoti o andando a cercare una tecnica che magari non era tua, comunque l'animazione digitale, che poteva essere non il tuo media specifico, no? in quel momento. E, mi dispiace quasi parlare. Mi dispiace molto parlare su questo video, che in realtà è abbastanza intenso, e che quando io mi sono trovata a parlare con Leonardo di qual è il rapporto tra l'arte e l'animalità, subito questo nostro libro, un dialogo con un filosofo, storica dell'arte, in cui ci domandiamo, lui mi faceva delle domande come ad esempio, ma come si può usare l'animale nell'arte, dove sono i limiti, no? C'è un personaggio come Damien Hirst, che è molto mal visto dagli animalisti perché gli animali sono uccisi apposta, eccetera. Io ho sentito questa lettera, lui dicendo, ma perché non guardi il lavoro di Diego Pierrone, ad esempio, che pur essendo un artista molto riconosciuto dal milieu dell'arte contemporanea, lo stesso da qua è riuscito a indagare così, in maniera così approfondita e così intensa la morte di un animale senza danneggiarlo. E così è andato un po' questo rapporto con il cane, che è diventato quasi un per fortuna del nostro libro, insieme al cavallo di Cattela, che è un'ottima compagnia, che diciamo che sono due opposti del discorso che facevamo prima, in un certo senso, perché anche io lavoro nel museo d'arte contemporanea, dove è conservato 900 questa opera di Maurizio Cattela, ma spesso addirittura le persone ci chiedono se il cavallo è vivo, per farvi capire quanto la percezione dell'animale in un'opera d'arte possa essere totalmente legata a dei fattori emozionali soggettivi, no? Magari tante persone, nonostante la bassa tecnologia di questo video, potrebbero quasi credere che tu sei iniziato a toccare fino alla morte per farlo morire. Ma allora, questa qui era è un po' la domanda che ti volevo fare, che mi piaceva questo fatto che tu hai simulato la morte di un cane vecchio, diciamo, di questo cane vecchio. Sembra quasi che dalle tue parole, da quello che hai detto, non sia un giorno qualsiasi di un cane qualsiasi, ma sia proprio il giorno più importante di quel cane, nel senso che tu hai lavorato così cercando proprio di pensare alla singolarità dell'animale specifico, non a una categoria che include appunto tutte le opere sono uguali, tutti i cani sono uguali. Sì, qui per esempio in questo video qua sono passati già un sacco di anni, e ci riconosco già molto di più in questo periodo, in questo video qua, che devo dire che sì, cioè quando ho iniziato a pensare, pensavo a realizzare nei dettagli, proprio come una specie di pornografo, la morte proprio.
e avevo pensato che poteva essere la morte per costruire un grande artista in digitale e filmare la morte finta. Forse avevo pensato addirittura a Maurizio, non l'avevo mai detto. E dopo invece è diventata la morte di un cane. Questo non, forse perché era l'animale più domestico e più simile a un artista che mi sono immaginato in quel momento lì, insomma. No, e quindi no, c'è cioè questa idea della domesticità, del fatto che il cane vive a stretto contatto, è uno degli animali che vive a stretto contatto con l'uomo, e quindi era possibile sovrainterpretare un sacco di altre possibilità, insomma, quindi era più, come dire, un soggetto X, è vero che un animale, è vero che mi tornava di nuovo, ritornava proprio da un punto di vista visivo, perché mi piaceva questa idea che il cane poi va, anche i gatti vanno a morire fuori dalla città, appena possono, cioè appena, diciamo, non nel loro ambiente consueto, insomma. È stato realizzato con una tecnologia, anche allora, con questo bassa, perché ho lavorato con un ragazzo che sapeva usare bene il 3D Studio, ma non con uno studio, con una persona che quando c'erano dei problemi non sapevamo come andare avanti, perché magari c'era una difficoltà proprio tecnica, digitale, si aggirava il problema. E quindi si cercava di trovare una soluzione. Questo ha creato ovviamente una bassa risoluzione, che non era proprio da subito cercata, ed era che quello però ha portato a creare una texture piuttosto pittorica. L'imperfezione in questo caso ha fatto diventare questo soggetto un soggetto non solo irreale, ma che è portatore di un tema assoluto, cioè come dicevi prima, io sì, cioè nel senso non è solo stato uno scrupolo non usare un cane vero, è stato proprio la differenza tra la cronaca e la letteratura, quindi nel senso mi interessa la letteratura, non la cronaca. Se prima un cane che moriva era come un'operazione che poteva fare un giornalista, mentre io invece sono interessato al tema, sono interessato a. Però ero interessato appunto, come dicevo prima, nei dettagli. Quello che ho cercato di fare era descrivere la morte in una maniera la più normale che poteva esserci, per cui descrivere i tempi morti, per me questo era molto importante, cioè trovare il modo di interpretare uno spazio nel quale non succede nulla, per cui ho dovuto creare un soggetto piuttosto fluido anche tecnicamente nell'animazione, piuttosto facile da animare, perché non si poteva fare uno storico di questa cosa qua, bisognava muoverlo lentamente per decidere se ci andava bene oppure meno questo movimento. Quindi è, per me, dal mio punto di vista, è un'indagine sui dettagli e una metafora tra, come dire, qualcosa che è un tema assoluto ma in una descrizione totalmente visiva. Ecco, no, queste due cose qua in relazione sono. Infatti gli sfondi per esempio sono veri, mentre invece la texture è ricoperta da uno scheletro, un'immagine molto semplice digitale, ma in quel periodo lì l'icona digitale non era questa, era un'immagine più piatta, più come dire, l'immagine che noi immaginiamo adesso era un'immagine piuttosto semplice, basica, no? Questa era già invece una diversità in quel periodo lì, era molto più vicina appunto alla pittura, secondo me, soprattutto in quel periodo. Sì, adesso pensandoci mi viene più in mente un artista come si chiama? Quello di prodotto, forse. No, perché penso più o meno era questo. Comunque, forse la cosa che ci interessava di più, forse nella tua domanda, era questa differenza tra la cronaca e la letteratura. Mi sembrava che questa qua fosse proprio la risposta, e so che stai fremendo per sapere l'interpretazione del tuo lavoro dal punto di vista di Heidegger, pertanto passo il microfono a collega Pirò. Spot.
No, beh, io ormai ho paura di aver interpretato tutto troppo, quindi mi tratterrò dalla mia interpretazione, no? E il fatto che tu dica con questa semplicità che hai rappresentato visivamente la morte di un animale, di un individuo, questa cosa che può sembrare una banalità, in realtà è ancora una volta una semplificazione attraverso un'immagine, un'immagine di qualcosa, che può sembrare una banalità anche quella, ma ahimè non lo è. E l'immagine di questa cosa che puoi vedere è l'immagine della possibilità che un cane possa morire. Non è banale, nel senso che, come chi ha frequentato un po' di filosofi sa, molti filosofi hanno negato la possibilità che gli animali possano morire, non sotto effetto di droghe, hanno proprio negato, cioè hanno detto che l'animale tecnicamente proprio non può morire, per un tema non troppo lontano da quello della temporalità, come abbiamo detto prima. Il fatto che l'animale non sia in grado di separarsi temporalmente dal mondo e che non sia in grado di scindere le tre grandi macrofasi temporali che non esistono in una pura convenzione, come sappiamo, cioè passato, presente e futuro, non gli consente dunque di scindersi dall'ambiente e dunque tecnicamente non gli consente di morire, perché la morte è sempre una separazione tra te e il mondo. Un filosofo arcinoto, appunto, che è Martin Heidegger, in un libro abbastanza noto, sono i concetti fondamentali della metafisica, a un certo punto dice che la pietra non ha mondo, l'animale è povero di mondo, è l'uomo mondo. Per inciso, Darwin Hirst dichiara più volte di essersi ispirato a questa frase di Heidegger, dei concetti fondamentali della metafisica, per simboleggiare attraverso gli animali la nostra idea di percezione della morte. Quindi fa un giro assurdo proprio all'interno di quella frase che Heidegger aveva detto una sciocchezza e Hirst l'ha interpretata in modo ancora più folle, per cui questo può vedere come uno, anche i filosofi che di solito sono innocui, dovrebbero pensare un po' di più a quello che scrivono, insomma, perché possono generare dei mostri. E appunto, quando Heidegger dichiara che l'animale non può morire, ci sta dicendo, ci sta dando un'immagine, in quel caso un'immagine filosofica, ma è più sempre un'immagine dell'esatto contrario che puoi vedere in questo video, secondo me. L'idea che l'animale non soltanto può morire, ma quel singolo animale può morire, che è ancora una cosa in più rispetto a quella che ci sta negando Heidegger. Heidegger si mette, tra tutto ciò, per inciso, non riguarda soltanto gli animali. Ma vabbè, parlate con uno che non ha un grande amore per Heidegger, per cui non mi soffermerò a violentarlo come spesso faccio dal punto di vista concettuale, ma chiaramente l'animalità per Heidegger e tanti altri filosofi è una macrocategoria che rappresenta tutta quell'alterità che noi non soltanto non conosciamo, non vogliamo conoscere, ma che utilizziamo funzionalmente per respingere tutte le altre sottoalterità che in qualche modo ci... Se non sai il tedesco non puoi pensare un grande lessicone di Heidegger, però chiaramente è una forma, cioè Husserl non può capire essere tempo perché è ebreo, c'è una serie di frasi che faccio per cucina, potremmo dire i bacini avvelenati di Heidegger, ma il discorso appunto, ancora una volta, che cosa può vedere in te, secondo me, un filosofo o un teologo appassionato a questi temi? Una risposta concettuale attraverso le immagini a quelli che sono stati dei grandi temi della filosofia. Ora non so se questa cosa ti faccia più o meno piacere, ma secondo me un lavoro come questo rende visivamente chiaro come l'iperconcettualizzazione dei filosofi spesso è talmente concettualizzata che porta a negare la banalità come fatto semplice che un animale possa morire, ovviamente in modo diverso da quando moriamo noi, ma esattamente come io e te moriamo in modo diverso, perché il mondo in cui ci separeremo è diverso, perché il mio mondo, il tuo mondo sono mondi diversi. Non esiste il mondo, esiste il mondo perrone, il mondo sonzogni, il mondo gaffo, e così esiste il mondo del cane X, del cane X primo, X secondo, e non c'è il mondo canino. Ecco, Heidegger non arrivava neanche a riconoscere il mondo canino, nonostante le sue foto con la gatta in una terribile, che non è quella di Derrida, in una terribile baita che è diventata tristemente nota agli architetti, ma appunto questa è un'immagine potentissima e io credo, questo per concludere e passare la staffetta, che un'immagine del genere possa essere resa
meglio dall'arte che dalla filosofia, perché per parlare di temi che sono extra razionali con forza, come morire, morire è extra ragione, proprio perché è extra mondo, le immagini visive siano più appropriate alle immagini filosofiche. Stavolta l'ho detta giusta? Siamo qua per questo. No, dico. No, sì, noi ci stiamo conoscendo su questo palcoscenico, sul microfono. Devo dire che per me sono. Cioè, questa cosa che hai detto in questo momento qua è assolutamente fondamentale, super interessante. Cioè, proprio. Non mi viene da controbattere niente perché non, cioè, è talmente completa. Sono anche un po' invidioso. No, veramente. Questa cosa perché vorrei usare un'altra tua immagine, non è una immagine di chi è. Non so, una del pensatore di Bunchi che mi piace tanto, oppure forse una del bosco. Io non so se sono Bunchi. Qui però mi pare di aver capito, correggimi, che sei tu a far prendere tanto dei filosofi per un lavoro come questo. C'è dietro oppure no il lavoro di Achille Varzi e Roberto Casati sui buchi, oppure Valentina che mi ha dato l'informazione sbagliata? Mi spiace. Non è così. Perché io no, ti direi qualcosa. Nel senso che cioè sono molto più naivi di quello che vi immaginate, insomma. Cioè, però mi piacerebbe sta cominciando a diventare interessante. Il primo fatto che vorrei evidenziare è che Valentina mi ha dato l'informazione del bagliato. Vorrei che tutti uscissero da qui pensando che mi ha dato l'informazione del bagliato. La seconda cosa invece è più banalmente, così poi io dopo casomai tiro la pera, non il caso di farlo prima, è la funzione del Google. Così vediamo qual è questa interpretazione. E poi dopo casomai ci speculiamo sopra, però rischiamo di andare troppo in là. Cioè lo racconto di cosa fa? Sì, beh, devo dire la sincera verità, è un lavoro che è nato dal panico, cioè la paura di non sapere veramente l'horror vacuum. Avevo, ero un ragazzino, dovevo fare la mia prima mostra a New York. Ho detto aiuto e allora mi sono messo a scavare. Cioè adesso a parte gli scherzi è andato un po' così, nel senso che, come dicevamo prima, questo per esempio è già un lavoro che non parte da un'idea della sua realizzazione, ma è proprio come dire qualcosa quasi che uno inizia, è come girarsi pollici, no? Però naturalmente in una maniera più faticosa e più un pochino più partecipata, però è proprio come dire, non so, partiamo da quello che ho a disposizione. In quel periodo lì c'era la terra e ho cominciato a andare giù, a cercare cosa c'era dentro e ho pensato, inizio così e qualcosa uscirà fuori. Dopo un mese avevo fatto un buco già che era tipo di 6 metri e non so perché l'avevo fatto leggermente in diagonale. E di lì ho capito che per esempio tutta la terra che veniva fuori, che asportava, anche quella era estremamente importante. Insomma, alla fine c'è cioè quello che è successo, che mi sono reso conto mentre facevo, questo lavoro qua è durato un anno, io l'ho scavato nell'orto, diciamo, saranno stati 5 o 6 buchi, più o meno tutti diversi tra di loro, ma di un diametro di, non so, 4 metri per 5 o 8 di profondità a seconda di quello che stavo facendo, insomma. E per cui cosa è successo? Mi sono reso conto che quello che stavo facendo era una grossa, gigantesca scultura all'aria aperta, praticamente. E quello che dove stavo facendo era una specie di set, perché poi a un certo punto ero deciso che potevano essere delle immagini fotografiche, che forse la cosa migliore era, non volevo documentare queste immagini in questo set, perché mi sembrava troppo misero e troppo povero, perché per me l'immagine in quel periodo lì soprattutto è un valore molto più importante che non una descrizione di una performance di qualcosa che è successo. Volevo avesse una sua autonomia, una sua, come dire, sì, vita autonoma, come fosse appunto un quadro.
E allora ho cominciato a ragionare sulle ottiche, sulle inquadrature, abbiamo montato un trabattello tipo alto 6-7 metri per poter fotografare tutto dall'alto. Insomma, ci siamo comportati come se stessimo facendo un set di moda, insomma. Infatti, a un certo punto, non contento per fotografare settimanalmente i risultati, perché venivo un fotografo da Milano, questo l'hanno fatto basta dai miei genitori, e dove sono andato anch'io, venivano appunto, io mi trovavo praticamente in una condizione di scavare tutta la settimana e il fine settimana arrivava il fotografo con gli attori anche, perché a quel punto lì ho deciso di aggiungere delle persone, in questo caso ecco, quello lì sono io, non perché ci tengo particolarmente, e ci mangiavamo nei tazzoni di acqua calda, queste foto sono state fatte a dicembre, e poi uscivamo fuori col corpo fumante e venivamo fotografati in questa relazione con i buchi. Però e a questo punto ci siamo, io avevo già fatto, per questo lavoro qua abbiamo fatto più o meno tipo 800 scatti e le foto definitive sono tipo 13-14. Questo per dire di nuovo come dall'origine, come dire, è cambiato tutto, sono diventate 14 immagini fotografiche, ma il processo ha cambiato completamente e le esigenze che avevi guardando quello che stai facendo ha cambiato completamente. Non solo dopo, sono state anche leggermente ritoccate in Photoshop con i contrasti, perché in più ho voluto aggiungere un aspetto macabro, molto fortemente contrastato, no? Per esempio. E volevo che fossero, ce ne sono alcuni che adesso questi non si vedono, ma ce ne sono alcuni che sembrano quasi una faccia, no? Durante l'inverno la terra era gelata a quel periodo lì quasi mezzo metro, per cui bisognava accendere dei grossi fuochi sopra per gelare un po' e poi si poteva scavare. Questo naturalmente lasciava delle tracce che erano super belle, cioè, ci sono alcune immagini c'è la neve attorno anche, no? Per cui è proprio interessante che però ogni immagine non fosse temporale, non fosse, come dire, fine a se stessa, un'immagine, insomma, di nuovo, che non solo racconta quello che è successo, ma che è capace di autosostenersi, insomma, e per questo anche ci sono i soggetti. In quel periodo lì poi era anche un periodo che mi piaceva anche dare un senso completamente di una logica, che avesse una logica completamente alterata, per cui mi ero aiutato questi personaggi proprio perché in relazione al buco, cioè c'era questa idea a un certo punto che la Terra è estremamente fisica e il suo vuoto è estremamente inafferrabile, no? Quindi in un certo senso era anche questo diciamo un po' il tema che visivamente secondo me, forse andiamo avanti con qualche domanda, nel senso che poi approfondiamo, forse sei... No, dico... Ma io chiaramente non mai tanto qua, senti. Perché vedo che ci stai girando, io sono molto curioso. Chiaramente, avendo messo con strada da qui presente, io mi sono pure andato a leggere quel libro, perché ho detto che era scorretto, no? Devo parlarne, eccetera. E quindi ho detto, ma il buco come assenza di qualcosa, mai comunque qualcosa, perché il buco è diverso dal nulla per definizione. Perché credo che in parte quello che tu volevi far vedere è proprio questo, no? Cioè che il buco lavorate di fantasia, però è così. È un altro tipo di forma di pieno. Ok? Però non è così immediato, insomma, quando vedo un buco, no? Però se uno pensa che cosa è un buco, è qualcosa che risiede dentro qualcos'altro, nel senso che chi è la persona di quella cosa, ma in qualche modo è di più, che poi credo sia una rappresentazione psicologica di quel terrore, come lo chiamavi tu, no? Detto questo, però, avendo preso una strada, come farvi di capire, non era esattamente la tua, mi fermerei un attimo prima, andrei avanti con quello che era mente Valentina, poi mi dice ritorno. Stavo parlando della notte di Aula. Sì, c'è tanto di notte. Cioè, sì, nel senso... Sì, c'era questo letto
teatro, superficialità, forse sono un pochino la scientifica. Vabbè, insomma, non so perché è quel libro di cui stiamo parlando. Ah sì, veramente? Ma sai che l'aneddoto veramente strano era che ho comprato il buco, ho comprato questo libro sui buchi e ne ho comprato una copia che era difettosa, cioè all'interno c'era tipo una ventina di pagine bianche. E questo. No, probabilmente era quello che tu volevi. No, secondo me era. Ma ti giuro che era successo così, che l'ho poi usato per prendere altro, quindi sembrava fatto apposta. Poi sono andato a ricomprarlo, cioè ho andato in libreria e non c'erano queste pagine bianche. Poi era proprio un difetto, ce l'ho un po', se non ci credete. Il controllo che almeno così la ventina, non aveva detto un libro. No, c'era questa idea di rendere fisica una fatica e nello stesso tempo una superficialità, insomma, in un certo senso, perché questi personaggi non stanno facendo yoga, sono in una situazione di tensione statica, cioè una situazione per cui hanno una cosa che non si può tenere per più di un tot perché ti mancano le forze, insomma, per cui c'era questa idea di come dire, che è immaginato una linea, no? Cioè l'energia statica è quella, il peso dell'acqua che produce, no? E quindi c'era quell'idea di mettere quel tipo di forza in relazione a quell'altro tipo di forza che c'era. Sì, c'era l'idea anche di leggermente, in una maniera adolescenziale, citare per esempio anche l'espressionismo, nel senso proprio come corrente che studia l'accademia, no? Quella parola un po' gotica, quell'idea un po' culturalizzata, adolescenziale, di qualcosa di come dire, macabro un po' spooky, no? Cioè un po', e questa cosa qua era voluta, perché per me era un'idea pop, no? Cioè nel senso che era come prendere un'idea macabra e renderla pop, cioè perché era come dire, di uso quotidiano, come una copertina di un disco, come le immagini che sono naturalmente abituate, insomma, un'alterazione dentro. Tra l'altro come ho detto, le immagini erano in questo caso piuttosto grosse, perché erano tipo, queste qua sono tipo 180 o 2 metri per 160, quindi quando vedi la stampa quindi era più o meno grossa come questi quadri, no? Più o meno. Per cui sei tirato più dentro, se poi vedi sul muro bianco questo contrasto forte dà una carica particolarmente intensa alle immagini che a me serviva. Devo dire, era una strategia, ma visivamente era una, come dire, comunicava un'efficacia, come una carezza era uno schiaffo in faccia, no? Cioè, in questo caso erano più che schiaffeggiavano, insomma. Per cui, sì, cioè, a me piace un po' raccontare queste cose, nel senso che mi piace calare la maschera e far vedere anche che noi artisti, secondo me, si barra il più possibile, perché barare è un po' effimero, per cui sono tutte strategie che, come dire, all'ultimo ti servono per aggiustare il tiro su uno spazio, no? Per esempio, dove vengono mostrate, non so. Passiamo rapidamente agli ultimi lavori, perché magari lasciamo anche qualche minuto poi se qualcuno ha qualche domanda, già visto che sono 7:25 vorrei. Uno dei lavori sicuramente più che abbiamo spiazzato di più quando abbiamo visto per la prima volta è il tuo lavoro sulle orecchie, pavimento auricolare, il sistema auditivo in generale. Io ho incontrato già delle vecchie orecchie su cui hai lavorato già negli anni 90, questo magari ce ne andiamo dopo, ma quando ho visto per la prima volta questo lavoro qua, io l'orecchio umano non l'ho visto, ho visto un orecchio di animale fondamentalmente. E dopo poi quando ho guardato un bel lavoro, anche perché è un lavoro di questa serie, lavoro di Rivoli, quando poi ho visto davvero che sono lavori abbastanza piccoli di dimensioni rispetto a, sono lavori molto delicati, una bellezza incredibile, devo dire, dal punto di vista della pittura, la fotografia non dà assolutamente giustizia alla bellezza, perché sono lavori di vetro, quindi hanno anche una, diciamo, di nuovo una tecnologia, una produzione immagine abbastanza complessa. Ma proprio dal punto di vista visivo, io
per mesi e mesi non ho mai pensato che fosse un orecchio umano, sempre pensato che fosse un orecchio animale. Tanto l'ho proposto di andare a usare questa foto qua un'altra volta per fare un altro. Questa volta non c'è cascata. Non c'è cascata. E a un certo punto mi sono resa conto che invece questa parte che voi vedete è la parte interna dell'orecchio, no? Sembra quasi un atlante di quelli in cui si spiega l'anatomia dell'apparecchio uditivo, perché il vero orecchio è la parte che vedete poggiata sulla base, diciamo, quella parte è quella che entra dentro, in parte della testa che io ho visualizzato in questo modo. Vedete anche questo è un altro lavoro di quella serie, vedete come questa lingua che sembra quasi un orecchio di animale è tutta un'altra parte, che poi sono dei tuoi lavori recenti. E questi lavori, per quanto mi riguarda, da me dal punto di vista visivo mi scappano totalmente, molto di più di tutto il resto, ma non scherzo molto di più di tutto il resto, perché appunto uno le affronta con una certa sicurezza visiva di là, ma io cosa so fare? Qua una chela di una ragosta, un orecchio pelino, invece erano proprio dei tuoi studi sull'orecchio, che era uno studio tuo visivo che avevi cominciato appunto ancora più di 20 anni fa. Magari ci racconti qualcosa su quest'opera, sono proprio curioso di sapere da dove vengono, da quale tipo di curiosità e come hai sviluppato questa tecnica un'altra volta, che supporta tutta la tua idea o il desiderio. Questo è... Sì, no, ma sì, cioè, questi sono probabilmente lavori che sono a metà tra l'ossessione di qualcosa e anche la scusa di fare, insomma. Quindi per me, ovviamente, l'orecchio in questo caso era un pretesto formale, devo dire la sincera verità. Non mi è mai piaciuto l'orecchio, no? Nel senso che è un contesto formale, nel senso che avevo bisogno, perché è di per sé già scultorio e sulla testa, di nuovo, è una cosa, sembra un po' un elemento piuttosto anomalo, insomma, e quindi superficialmente è già di suo piuttosto scultorio, no? Ci sono degli elementi che quando che li vedi in natura, adesso non dico di come faceva il mio che aveva un legno irrigato dall'acqua e allora era il pretesto per avere una forma, però in effetti è quasi un uso abbastanza retorico e classico, della scultura classica, quello di prendere a pretesto formale qualcosa per di lì costruire qualcosa, che in questo caso potrebbe diventare un'ossessione, oppure potrebbe diventare un pretesto semplicemente formale per realizzare una scultura semplicemente. In questo caso, per cui a me interessa anche, come dire, come si distribuisce il suono, perché comunque non è un organo di senso, per cui cioè io di nuovo, le prime volte che ho usato l'orecchio era perché mi interessava di nuovo, come diciamo prima dei buchi, mi interessava il vuoto pieno, se lo possiamo chiamare vuoto, ma naturalmente non è vuoto, proprio perché ne ho fatti altri che sono al negativo, cioè nel senso volevo rappresentare in maniera solida solo la parte del suono e della sua meccanica, diciamo dinamica, sulla superficie del padiglione auricolare. Ma anche questo per me è un pretesto formale, non perché mi interessa particolarmente il suono, ma perché mi interessa piuttosto magari la forma del suono. Come prima mi interessava magari, non so, l'immagine piuttosto che i simboli che la compongono, no? Ma questo probabilmente è un problema, perché è un problema pratico, perché io poi devo realizzare qualcosa di visivo, non posso pensarci troppo probabilmente. E allora in questo caso, da quelle prime che avete visto che erano intagliate nel corno, perché il corno mi interessava perché è un elemento che rappresenta anche in antichità l'artigianalità processo del fare, come mi interessa anche adesso lavorando in vetro. Adesso questi che vedete sono messi su delle tavole, su delle basi, però in realtà l'ultima volta che li ho sposti, come li esporrò in futuro, sono appesi al muro con questo becco che guarda verso il basso. Mi piacerebbe, per dirvi come mi sto immaginando adesso e quindi quale sarà il futuro di questi lavori qua, mi piacerebbe farne una fila come se diventasse una forma di decoro architettonico, no? Per cui cioè, non sono due simboli messi assieme, ma per me sono un modo per andare avanti, insomma. E il materiale in questo caso è stato
fa vedere dentro, quindi insomma è il materiale in un certo senso più istruttorio che esista, perché se ti guardi dentro perdi la superficie esterna, perché la luce passa attraverso, e per cui diciamo la scultura, come ce la immaginiamo noi, o il piano mentale, ma con la luce radente che carica e di enfasi il monumento, viene completamente annullata da qualcosa di interno e di un polio, diciamo, di colori, che quello che rimane alla scultura è solo il suo perimetro, quello che c'era all'interno appunto è probabilmente pittorico, ed è infatti non piace chiamare più teste che non faccio, proprio perché se guardo dentro e ti piace andare in sera, vuol dire sei sedotto da questo materiale, dalla sua mescolanza, vuol dire appunto di nuovo visiva, stai guardando dentro comunque, per cui sei comunque in relazione col pensiero, sei comunque in relazione con qualcosa di mentale più che di superficie semplicemente. Ecco, in questo caso questa è tra l'altro, per tornare a questa idea che non so, anche un po' poco, che mi piace usare, questa qua è la forma presa dalla neuroscienza di Mike, di Alexander McQueen, che devo dire secondo me che è lo stilista che più forse mi rappresenta, adesso ci penso, perché no, nel senso perché è peloso e troglodita e fashion nello stesso tempo, no? Cioè, nel senso, per cui questa forma per me era perfetta, perché è una specie di androgeno e poi un po' pezzato, perché è un po' animale questo. Sì, sono lavori, sono abbastanza trascorsi da realizzare, ma mi sembra quasi che questa conclusione possiamo quasi dire che il fatto che queste opere ti sfuggono di mano, o sfuggono di mano a chi le interpreta, come abbiamo mostrato io e Leonardo questa sera, più di una volta, che comunque le persone si quasi dilettano e traggano piacere dal dare delle interpretazioni diverse, sembra quasi che tu ce l'abbia programmato dentro in qualche modo. Io sono molto grata per aver voluto riaprire la scatola dei ricordi, che immagino sono lavori, però come forse chi ci ha ascoltato stasera si può rendere conto, appunto è un lavoro molto, è un corpus di lavori molto coerente all'interno con se stesso, e la sua coerenza, la sua bellezza secondo me è proprio quella di essere multiforme e sempre in cambiamento. No, io perché sono estremamente interessato da questa cosa qui, nel senso del tenersi in una situazione potenziale, diciamo, nel senso che non aver ben chiaro i confini che ti circondano e dove puoi continuare a andare, ma non perché do poco peso a quello che faccio, è perché deve avere poco peso, cioè nel senso che poi le cose che lasci perdono ovviamente di autorialità, di paternità, più di autorialità, e quindi se sono efficaci vivono, ma questo è retorico, insomma. Però è bello se io questa scultura domani posso, cioè ho paura a fare delle cose definitive. Io questa scultura per esempio mi piacerebbe da poco per rispondere al contrario, perché è proprio vitalità questo, cioè è proprio l'idea di indagare nelle cose, cioè di andare a toccarle, sviscerarle, guardare cosa c'è dentro, richiudere, farla vedere di tre quarti, cioè proprio di indagarla a 360 gradi, cioè questa secondo me è la mia, e per cui non riesco a fare delle cose definitive, cioè non riesco a come dire, avere un percorso molto chiaro, cioè d'altronde sono ancora vivo. Cioè, nel senso, secondo me deve essere di una noia, probabilmente ci sono morire abbastanza noia. Modi. Sì. Dopo è noioso. Esatto. Però ci sono modi molto più precisi di lavorare, molto più. Però io mi annoio, se no, cioè non ho bisogno di questo, penso. Però hai parlato troppo poco. Io, ma di solito parlo sempre. Si basta, non metto di lato. Non so.
No, io volevo dire a Stato qualcosa per concludere, se che non è mai così, facciamo molto poco, più. E, secondo me, particolarmente, ci avete preso con Perrone, ma la metto giù così nel modo più formale possibile, perché molti pensano, molti teorici dell'animalità pensano, anche più scadenti tipo il sottoscritto, che l'animalità sia movimento, cioè che l'unico modo in cui lo possiamo definirla è quello, e che il motivo per cui l'essere umano intrappola gli animali è che ha paura del movimento, di tutto ciò che non riesce a definire, e ingabbiare con un solo gesto. E quindi credo che il miglior modo per parlare di animalità sia muoversi di continuo. Il fatto che tu abbia detto che la tua arte si muove di continuo, spesso giri l'opera magari al contrario, proprio perché la definizione univoca, probabilmente perché sei ancora vivo, probabilmente perché ti annoi, probabilmente la gireremo anche quando qualcuno la girerà, quando tutti saremo andati altrove, mettiamo così. Secondo me è significativo per questo, perché davvero io credo che poi c'è anche parte della volontà egiziana, tutto ciò sia quello di liberare gli animali dalle gabbie non tanto fisiche, poi quello per carità qualcuno prova a fare anche quello, ma dalle gabbie diciamo concettuali in cui noi le abbiamo chiuse, in cui noi abbiamo un'idea di dove inizia, termine la vita animale, di cosa sia in grado di fare, cosa non sia in grado di fare, di quali siano le proprietà attraverso le quali noi la possiamo descrivere, e che tutto ciò che viola quelle categorie ci mette in difficoltà. È un caso comune che tutte le volte che noi scopriamo qualcosa che non è esattamente di quell'aspetto dobbiamo immediatamente dargli un nome, a chi appartiene questo animale, a cosa appartiene, a quale categoria, immediatamente dobbiamo creare nuovi taxa, distruggere le vecchie teorie, crearne di nuove. Io credo che insomma l'umano del futuro, Valentina a un certo punto nella scaletta, adesso Leo parla di postumano, ma mi sa che era un momento di rara gioia, non lo farò, però secondo me è davvero, più ci si muove, meno si definisce, più siamo vicini a quello che probabilmente è nell'intento di Rave, cioè avvicinarsi alla diversità con puro stupore e non con la volontà di ingabbiarla e metterla a coccia. Non so se questo racchiude un po' di quello che ha a che fare col tuo lavoro, però forse qui possiamo fare un applauso a Diego e ringraziare. Allora, se ci sono domande per l'artista o per il generale della storia dell'arte? Ecco. Io volevo chiedere in merito al potere straniante Sì, volevo chiedere in merito al potere straniante della presenza dell'animale all'interno di un'opera d'arte. Cioè, non è una cosa che appartiene al Novecento, che è iniziata nel Novecento. E penso solo dal secondo dopoguerra, insomma, che mi risulti, benché in realtà forse nei Dada esistono degli animali, l'uso degli animali impagliati, forse già dagli anni 30, ci sono delle piccole cose. Volevo chiedere questo, quanto c'è il desiderio in questo, non solo di fare una cosa straniante per chi guarda, per l'osservatore finale, insomma, per chi si mette... per chi arriva dopo che l'opera è fatta, e quanto c'è invece di interesse e di relazione. Dico una banalità, la performance a Like America and America Likes Me mette in scena la possibilità di una relazione con un animale, nel caso il coyote, e insieme all'artista. Però, è in qualche maniera, come posso dire, sta a raccontare che forse anche l'animale è beneficiario di qualche proprietà, gli arriva sicuramente qualche effetto. Volevo chiedere se questa è una cosa che ti interessava, una cosa, e poi ti volevo chiedere invece in merito ai buchi, anche il lavoro fatto sulla fusione della campana, anche lì è un lavoro fatto con una processualità che richiede un buco e tutto il resto, e ti volevo chiedere se invece c'era anche un interesse formale nei confronti della presenza della cavità, e quindi non solo un interesse, cioè solo la piacevolezza di cominciare a lavorare una cosa e poi ti si trova in mano un contenuto. Dico solo che tra Joseph Beuys e il coyote c'è una gabbia, quindi in realtà sono tutti e due una gabbia, quindi non è proprio l'emblema della relazione uomo-animale. No, perdona. Sono entrambi nella stessa gabbia.
Sì, sono entrambi la stessa gabbia, non è che il coyote sono separati da uno dei parametri della gabbia. Erano separati con una rete da Beh, però lui insegna la storia dell'arte, per cui c'è questo desiderio, probabilmente da parte di Beuys, ma perché la sua figura era estremamente, cioè proprio l'idea di essere educativo, insomma, di piantare gli alberi e i documenti, cioè proprio il suo, sì, cioè, non so se è una questione di relazione, è proprio una questione di interscambio naturale, non lo so in quel caso lì, penso, perché non è una cosa, cioè beh, la performance di Beuys è una cosa che puoi pensare prima, ma mentre fai qualcosa, cioè quando sta succedendo ci sono dei gap che non puoi controllare, cioè nel senso la relazione avviene per forza di cose, cioè tu puoi ricercare un'immagine oppure una scena che è straniante. Se ci sono per esempio in questo caso gli animali, ma anche con gli oggetti può succedere, nel senso che c'è una relazione naturale, nel senso si crea un impasse, uno spazio appunto vuoto di nuovo dove delle dinamiche succedono, delle forze, delle energie si compenetrano e non so fino a quanto si possono svelare, cioè perlomeno non è sicuramente il mio compito, ma certamente la relazione si crea, perché se no sono immagini inerti, sono elementi dell'immagine che compongono l'immagine che sono inerti, che non hanno nessuna sinergia, cioè non hanno entropia, non hanno ordine, non hanno. Cioè come succede col cristallo, no? Come dicevamo prima, il cristallo, a seconda di come. C'è un racconto di Calvino che immagina la Terra che è un enorme cristallo, questo perché nel tempo ha avuto un tempo di raffreddamento delle varie componenti chimiche che ha permesso di cristallizzarla tutta fino nel suo interno. Cioè, lui immagina che se la nostra Terra ci avesse messo molto più tempo, e naturalmente fantascienza, ma ci avesse messo molto più tempo a raffreddarsi, probabilmente saremmo su un enorme cristallo perché ci sarebbe una perfezione, no, in questo. Però è proprio perché le sfaccettature probabilmente delle molecole, adesso non so se parlo tecnicamente in maniera corretta, però si potevano ordinare in una maniera perfetta e quindi aumentarne la trasparenza. Questa penso che sia la differenza tra il cristallo del vetro, per esempio, no? O tra il cristallo di rocca, che è un materiale fuso semplicemente. E quindi nella loro relazione, diciamo, queste particelle, queste molecole, appunto assieme creano un materiale che possiamo utilizzare perfetto, nel senso perché possiamo, se perfetto in questo caso si può dichiarare trasparente, no? Ma perché sono perfettamente incastrate, quindi per forza ci deve essere questo legame. Non so se sto rispondendo. E poi tu dicevi la cavità, la fusione della campana, sì, sono ovviamente come ti dicevo prima dell'orecchio, sono molte cose, sono la cavità per esempio può chiaramente essere un pretesto formale anche, cioè è una partenza, cioè il famoso horror vacui, nel senso la paura del foglio bianco, no? Che molti artisti hanno, cioè nel senso che se ce l'hai già un po' sporco, magari di lì puoi innestare un meccanismo sul quale tu puoi lavorare in maniera più serena. Se hai un foglio bianco disumano, lì c'è un momento un po' faticoso di relazione tra te e questo bianco che non è quello che hai in questo momento desiderio di. Cioè non è come disegnare per terra, stai disegnando su un piano mentale praticamente. E quindi devi prima sporcarlo, prima interagire e tutto quanto. Per cui sì, chiaramente la cavità mi aiuta molto in questo, però nel caso della fusione della campana, che è venuto poi tra l'altro da questa foto dei buchi, e c'era stato prima un lavoro, come dire, che ha fatto un po' da tramite, che era un lavoro piuttosto folle che non esiste più, che era stato quello di fare un buco che era perfettamente circolare sotto la terra, circolare ma in verticalità, cioè nel senso che da sopra vedevamo un buco che descriveva un cerchio sotto e ritornava dall'altro, proprio tu vedi come due buchi semplicemente da sopra.
per fare questo era praticamente impossibile, avrei avuto bisogno di una talpa che andava giù e disegnare questo cerchio. Allora ho praticamente fatto un buco profondissimo, tipo di 2 metri per 2, ho seppellito al suo interno un cerchio di PVC, un tubo interrotto nell'ultima parte, e poi ho coperto tutto e quindi il tubo è rimasto seppellito. Poi con un argano l'ho agganciato e l'ho tirato fuori dalla terra. A quel punto mi trovavo un buco dentro nella terra, non contento perché io volevo vederlo questo buco. Allora ho cominciato, pensato, scavo tutto quanto attorno e asporto questa specie di anello che era come una specie di vaso, no? Che era bucato al suo interno, che aveva una circolarità, quindi questo anello lo tiro fuori dalla terra, no? Potete immaginare, la terra non è in grado di... Allora per fare questo ho pensato, cristallizzo la terra, la rendo portante e poi scavo tutto quanto attorno, e allora con un cannello e dei compressori ho sparato fuoco per una giornata intera, in estate, sì. Ho sparato fuoco in questa fin quando usciva la fiamma dall'altra parte per tipo una decina d'ore, ma non è stato sufficiente. Comunque dopo una decina d'ore potete immaginare che c'erano tipo 3 cannelli ossidrici con bombole a propano che erano semi ghiacciate perché quando va in pressione e il fuoco sembrava che stesse atterrando un aereo, c'era un meccanismo veramente diabolico e infernale. Dopodiché scavo tutto quanto attorno, cioè naturalmente questo lavoro qua è durato tipo 1 mese e mezzo ovviamente, scavo tutto attorno, porto via la terra avevo ottenuto questa ciambella quasi man mano avvicinandomi sempre di più e poi crollato tutto e ovviamente è sicuramente una cosa da rifare, ma di lì era nata proprio l'idea del fare un buco e poi provare a asportarlo dalla terra, che era un'idea totalmente scultorea perché il vuoto al suo interno è ricoperto da una fisicità molto forte. Adesso non so, non abbiamo l'immagine della fusione della campana che è a tutti gli effetti una scultura, però è come dire, era una forma diciamo che derivava da 3 differenti fasi di lavorazione, per cui formalmente ero giustificato da 3 step di lavoro. Era una fase, era una forma che derivava da una meccanica di lavoro proprio, no? Da 3 step messi assieme, incrociati e naturalmente con una logica un po' come dire immaginata, insomma. Però quello che avevo fatto alla fine, purtroppo non abbiamo le immagini, era quella di visualizzare solo la terra che c'era attorno, nel senso che era come una specie di guaina che nascondeva il soggetto vero che doveva essere questa campana, perché il soggetto vero non era la campana, ma era la fusione della campana, per cui era il lavoro che si doveva fare per fabbricare una campana, per cui questa scultura era questa. Adesso prossimo, non so se ha senso parlarti in questo momento senza un'immagine. Però sì, cioè, ogni cosa può essere un pretesto formale per raggiungere un risultato plastico o scultoreo o di scena o psicologico o metaforico e chi la più mette, insomma. Non so, cioè... Non so se ho risposto. C'ho altre domande? Va bene, se non ci sono altre domande, allora noi ringraziamo tantissimo, ringraziamo di nuovo il Museo Vania e tutti voi che ci avete ascoltati fino adesso. Ivan, vuoi dire qualcosa? Devo dirlo io? Vabbè, facciamo una piccolissima prima, si può dire che Ivan ha lavorato con te insieme a molti altri bambini, ormai è detto. Va bene, questo sarà un work in progress che vedremo prossimamente. Va bene, grazie ancora.
Grazie.